rugby player. Mi vengono in mente sicuramente i tanti sacrifici che ho fatto per arrivare qui e sicuramente i primi passi alla Virtus Montichiari sono stati fondamentali per me, perché mi hanno fatto crescere sotto il punto di vista non solo calcistico ma anche umano. E poi qui leggo: Fabio è sempre stato molto attento e diligente, anche perché mi impegno molto a scuola, penso che sia fondamentale l'istruzione non solo fuori dal campo ma anche in campo. Ivan Javorčić, il mio allenatore, ex allenatore della primavera, dice di me cose molto importanti, dice il fatto che devo migliorare non tanto sotto il punto di vista tecnico ma sotto il punto di vista della concretezza, perché lui dice che devo crescere in entrambe le fasi e ha ragione, perché in fase difensiva ho ancora molto da dare, in fase offensiva magari sono già più cresciuto, in fase difensiva invece devo migliorare molto. E, prendo spunto dalle sue parole: se riuscirà a rendere il proprio gioco funzionale ha un'idea di calcio collettivo e quindi diverrà molto più concreto in entrambe le fasi di gioco. Proprio sulla prima parte vorrei soffermarmi. Devo rendere il mio gioco molto più funzionale, molte volte mi perdo in giocate superflue. Guarda, ti dico la verità, sinceramente non mi rispecchio nessun giocatore. Mi piacciono molto i giocatori tecnici, i giocatori trequartisti, quelli che si muovono su tutto il campo, però sinceramente non troverei un giocatore che si accosta a me. E un idolo? Beh, un idolo sicuramente è Ronaldo, il fenomeno.